metalli ferrosi, questa deve girare di qua, metalli non ferrosi, questa gira a destra, quindi senso orario. Bene, siamo qui per fare questo test adesso. Ringrazio Ichan Ben, lo ringrazio vivamente per questo consiglio. Adesso lo mettiamo subito in pratica. Ho già messo giù degli oggetti, adesso vi spiego. Qui c'è un anello d'oro con delle pietre. Poi andiamo avanti un po', qui c'è un altro anello d'oro. Andiamo avanti un po', qui c'è un bel pezzettone di ferro, una bella barra di ferro da un centimetro e più, bella spessa. Mettiamola lì. Andiamo avanti ancora un po', c'è un altro anellino d'oro, e andiamo avanti ancora un po', abbiamo il re del magnetismo. Il re del magnetismo, una calamita al neodimio. Ok, bene, facciamo questo test. Quindi abbiamo detto che abbiamo calamita al neodimio, anellino d'oro, barra spessa di ferro, anellino d'oro, e ancora qua anellino d'oro. Yi Chan Ben ci ha detto che mi ha consigliato di tenere l'antenna ionica con la mano sinistra e non con la destra intanto. Quindi ora, passando su, i primi due target sono oro, quindi non ferrosi. Essendo non ferrosi, lui ci dice che l'antenna deve girare a destra, scusate, senso orario. Ok, deve girare così, senso orario. Passando sulla quella barra di ferro, dovrebbe girare a sinistra, poi c'è ancora un anello d'oro, quindi a destra, e poi in fondo c'è il magnete al neodimio, quindi a sinistra. Ricapitoliamo, lei dovrebbe fare destra, sinistra, destra, sinistra. Proviamo. Ora io vi racconto quando sono vicino, in prossimità di tutti i target. Andiamo dritti. Intanto qui sta già girando a sinistra. Questo ci dovrebbe far presupporre che verso di me c'è qualche pezzo di ferro per terra. Questa è una strada ed è, questo è molto probabile. Ma noi andiamo sul primo anello, vediamo cosa succede. Ragazzi, sto cercando di tenere la mano più ferma che posso. Ok, siamo quasi vicino all'anello. Siamo sopra l'anello. E sta girando a sinistra. Bene. Sta girando a sinistra. Voglio riprovare. Allora, adesso lei sta girando a sinistra, perché come dice lui, gli oggetti ferrosi, lei tende ad andare a sinistra, e probabilmente qui c'è già qualcosa. Infatti sta andando a sinistra, vedi? Andiamo sull'anello d'oro di nuovo. Dovrebbe andare a destra, vediamo. E sta girando a destra. Bene, primo anello d'oro confermato, gira a destra. Andiamo sul secondo. Aspettate, purtroppo ci sono altre cose anche qui intorno. Cerchiamo di metterla dritta e proseguiamo sul nostro test, che c'è un altro anello d'oro lì davanti. Vediamo cosa succede. E gira di nuovo a destra. Bene, quindi riproviamo. Dice di tornare indietro, ma gira a destra. Secondo obiettivo confermato, come dice lui. Quindi due oggetti non ferrosi e lei ha girato a destra. Però attenzione, adesso lì davanti abbiamo una barra, un pezzettone di una barra di ferro a spessa un centimetro e più, pesantissimo, ferro pieno. Vediamo se, come dice lui, l'antenna dovrebbe andare in questo caso a sinistra, perché quello è ferro magnetico,
attratto dalla calamita, ovviamente. Andiamo avanti, superiamo, siamo sopra loro, quindi tende ancora ad andare a destra, perfetto, andiamo avanti, vediamo cosa succede sulla barra. Ragazzi, ragazzi, sta girando a sinistra sulla barra. Ragazzi, la barra è qua e ha ragione, ha girato a sinistra, ma io continuo il mio esperimento. Andiamo avanti perché c'è un terzo anello d'oro e quindi lei dovrebbe andare a destra. Vediamo, è una dritta, superiamo tutto. Oh ragazzi, ha girato a destra, ha girato a destra. 4 tentativi su 4 confermati. Ora davanti a noi però abbiamo il re indiscusso di tutto il pianeta per quanto riguarda il magnetismo. Abbiamo una calamita al neodimio, potentissimo neodimio. Vediamo un po' se gira a sinistra come dice il nostro amico che ci ha contattati, mi ha scritto sotto un video. Vediamo un po', andiamo dritti, siamo ancora sull'oro, eh? Andiamo dritti, siamo sulla calamita al neodimio e gira a sinistra, ragazzi. Allora, Ichan Ben, ti ringrazio infinitamente, spero veramente che questo video possa servire anche ad altri appassionati di rabdomanzia. Io non sapevo, c'è talmente tanto da sapere che è incredibile tutto questo. Come lui mi ha consigliato, i metalli ferrosi, senso antiorario, quindi a sinistra. Metalli ferrosi, questa deve girare di qua. Metalli non ferrosi, questa gira a destra, quindi senso orario. Essendo che abbiamo fatto questo test che è stato confermato in pieno, ci sono 5 obiettivi, 5 target e lei è stata precisa e perfetto. Quindi sull'oro girava a destra, sul ferro ha girato a sinistra, sulla calamita ha girato a sinistra. Ora facciamo il test al contrario da questa parte, quindi partiamo dalla calamita al neodimio, vediamo se anche lì in questo caso è confermata la cosa. Gli passiamo sopra, siamo quasi vicino, vediamo un po', piano piano cerco di tenere la mano più ferma che posso. Sta girando a sinistra e mi sta richiamando indietro. Perché questo? Perché il neodimio è talmente forte che crea un cono molto grande, ma lei ha girato a sinistra. Riproviamo, spostiamola ancora un po' più lontana da quell'anello d'oro, giusto per avere un po' più margine di calcolo, insomma. Allora, qui davanti adesso abbiamo il neodimio, teniamola più dritta che posso. La mano sinistra non sono molto pratico, vediamo un po', sta girando leggermente a destra, vediamo se la supero. Ma se la supero gira decisamente a sinistra. Torniamo sul calamita, superiamo la calamita. Sta girando a sinistra, siamo molto lontani. Mettiamola in piedi, così probabilmente così è il modo corretto per... Proviamo così, l'ho messa in piedi in modo che appoggia completamente la calamita per terra. Vediamo un po' la calamita, dovrebbe girare a sinistra, vediamo. Ma qua sta girando a destra, ma perché? Perché qua secondo me, come dice lui, c'è qualcosa che non è magnetico e quindi qua ci potrebbe essere dell'alluminio, ma dopo lo controlliamo. Gli facciamo un segnale magari qui con lo scarpone. No, non si riesce. Andiamo sulla calamita e vediamo un po' dove gira. Ma qua gira a sinistra, c'è qualcosa di... In questa zona c'è qualcosa che non è, in questo caso come dice lui, non è ferroso. Proviamo a prenderlo da questo lato, questa calamita, perché lì sembra che c'è qualcosa che non è magnetico. Riproviamo da questo lato, vediamo cosa succede. Passiamo sopra la calamita. Beh ragazzi, la calamita
a sinistra, come dice lui. Calamita a sinistra, qui però c'è qualcosa che va a destra, probabilmente, come dice lui, c'è qualcosa che non è magnetico. Vediamo, e infatti sta andando a destra. Qua c'è qualcosa che non è magnetico, sarebbe interessante capire cosa c'è, lo guardiamo poi. Quindi rifacciamo ancora un test sul magnete un attimo. Magnete a sinistra, confermato anche questo. Test singolo sul magnete, e oggetto magnetico gira a sinistra. Portiamoci però adesso sull'oro, che è qua. Qui c'è l'anellino d'oro, vedi? Portiamoci sull'oro e vediamo cosa succede. In questo caso dovrebbe girare a destra. Andiamo dritti, piano piano, andiamo dritti, e gira a destra decisamente. Non c'è, veramente, lo rifaccio. Oh ragazzi, sta girando a destra, sta girando a destra. Andiamo di nuovo sulla quella barra di ferro enorme, dovrebbe andare a sinistra. Andiamo sopra, gira a sinistra ragazzi, gira a sinistra, gira a sinistra, decisamente a sinistra. Un altro anello d'oro sempre qua, quindi deve andare a destra. Vediamo, va a destra ragazzi, ha ragione lui, grande Ichiben, ti ringrazio. Allora qui c'è un altro anello d'oro, riproviamo anche questo. Ichiben, ti devo ringraziare perché sei stato veramente prezioso. Andiamo sull'anello d'oro, vediamo cosa succede. Gira a sinistra, gira a destra ragazzi, giusto. Allora, tutti i test fino adesso fatti confermano il consiglio di Ichiben, che veramente continuo a ringraziare anche a nome di chi è appassionato di rabdomanzia. Io non ne ero all'oscuro di questa cosa. Quindi per adesso il test sia ad andare in là è stato confermato, ma sia a tornare indietro. A tornare indietro, voglio essere precisi con voi, a tornare indietro lei in prossimità di qua mi ha detto che c'è qualcosa che non è magnetico, perché girava a destra, ok? Però spostandoci da questa zona e concentrandoci sul magnete, lei è tornata a girare a sinistra sull'oggetto magnetico, perché quello è una calamita al neodimio. Calamita al neodimio ovviamente è il re del magnetismo terrestre, non c'è niente di più magnetico, di potente del neodimio. Quindi, essendo che io come voi ancora vorrei assorbire questa notizia, questo consiglio, vorrei assorbirlo, quindi rifacciamo tutto da capo. Se non siete contrari o comunque se siete curiosi adesso. Quindi qui abbiamo l'anello d'oro, ferraccio, anello d'oro, calamita al neodimio. Ok, riproviamoci. Quindi deve fare destra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, destra, sinistra, destra, sinistra. Andiamo sull'oro. Sinistra, scusatemi, destra, è giusto. Ho detto destra, destra, sinistra. Andiamo sul secondo oro. Destra, confermato. Andiamo sul ferro. Sinistra, confermato. Andiamo sul terzo oro, teniamola dritta. Destra, confermato. Andiamo sul magnete. Sinistra, confermato. Ichiben, di nuovo ti ringrazio tantissimo, mi hai aperto un altro mondo che adesso mi dà veramente la possibilità di
raffinare le mie ricerche. Sì, caspita, perché ora, cioè, cercate di capire quanto è prezioso questo consiglio che abbiamo confermato diverse volte, quanto è prezioso questo consiglio. Antenna ionica sulla mano sinistra, tutto ciò che va a sinistra è ferroso, quindi non andiamo a indagare, non lo scaverò mai più.